Ciao a tutti, io sono Sofia e questa è Operazione Rinascita e siamo a 12 settimane post-operatorio della mia operazione vaginoplastica con il dottor Suporn. Sì, ho un piccolo Dragonair che mi è arrivato oggi, è carino. Dicono sempre a volte che non sono abbastanza seria, ma io dico, no, è più bello così. Il mondo è già abbastanza serio di suo, come dire, no? Tanto vale divertirsi ogni tanto. E allora, scusate, vi chiedo subito scusa se la settimana prossima non c'è. Non. Settimana prossima, sì, buonanotte. Se la settimana scorsa non ho fatto video. Purtroppo c'è stato un periodo in cui c'era la cabina telefonica. Cabina non di telefonica, quella di internet che era andata a fuoco qui vicino. Ci sono circa 12.000 persone che sono rimaste senza internet. Poi è stata allagata. E poi ci sono voluti altri 3 giorni, per cui 4 giorni totali senza internet, proprio in mezzo alla settimana è dovuto capitare. Io non sono riuscita a fare né video né a caricarlo. E vabbè, mannaggia la miseria, mi dispiace tanto comunque. Adesso tanto ci avviciniamo ai 3 mesi e poi inizierò magari anche a prepararli prima, in modo che non c'ho il problema di avere cose tipo quelle che possono succedere. Poi il mio computer è in riparazione perché la ventola faceva un rumore assurdo, mi sta cadendo sempre di più. A questo punto, tanto vediamo. Avevo penso anche un pochettino per coprirmi il fatto che ho i capelli super zozzi e che non li lavo da un pochettino. Vabbè. Un Dragonair nel vestito. Carinissimo. E sono arrivati anche altri peluche del genere. C'ho un Vulpix Alola e un altro che è un segreto per una persona speciale. Eh sì, la mia bella lista, che bella. Allora, internet mancante. E vabbè, l'abbiamo capito. Altre cose che sono successe. Partiamo dalle buone notizie, perché è sempre buono partire dalle buone notizie. La costipazione è finita! Yay! Ormai i tempi in cui andando in bagno mi veniva da sanguinare sono veramente contati. Poche poche volte e principalmente sono legati a qualcos'altro che poi perderò, di cui poi parlerò più avanti. Per cui finalmente ho risolto quel problema, meno male, perché non ce la facevo più. Settimana scorsa, visto che oggi dobbiamo parlare effettivamente delle ultime 2 settimane, avevo fatto un tentativo. Avevo provato a diminuire le dilatazioni a 2 al giorno, una la mattina e una la sera, anche andando fuori in campagna per fare questo cambio. Diciamo che inizialmente sabato e domenica è stato bello in verità, è andata molto bene e di fatto mi sentivo anche meglio, perché io sono abbastanza convinta adesso che molti dei problemi che ho sono dovuti anche all'infiammazione del fatto che devo stare costantemente a dilatare, c'è poco da fare. E farla invece di 8, ogni 8 ore, farla ogni 12 ore sicuramente aumentava molto il benessere. Tantissimo, tanto è vero che sono uscita, sono andata a fare shopping, cioè sono riuscita finalmente a ricominciare a vivere con 2 dilatazioni al giorno. Se non fosse stato per lunedì scorso, in cui invece, improvvisamente, l'ultima dilatazione era impossibile. Era impossibile, tanto però io sono talmente testarda che mi sono detta no, non può essere impossibile, per cui sono detta la devo fare. E l'ho pagato caro perché è stata talmente tanto dolorosa. Io credo che quella sia stata in assoluto il momento più doloroso della mia vita. Piangevo dal dolore, ululavo dal dolore. Io non ho mai sentito me stessa esprimere così tanto il dolore. Cioè, veramente era. Non ho mai sentito così tanto dolore se per questo. Era veramente ingestibile. Tanto, tanto proprio. E per cui sì, sono tornata a 3, con conseguente ovviamente riabbassamento delle mie condizioni fisiche, per cui tornato al dolore, tornato al fastidio, tornato al disagio, tornato all'infiammazione e tutto il resto. Che dobbiamo fare? Mancano un paio di settimane, teniamo queste altre paio di settimane e poi quando arriviamo finalmente a 3 mesi possiamo riprovare di nuovo, tornare 2 volte a settimana, 2 volte al giorno. Certo è che adesso la conferma che sono dilatazioni che comunque complicano parecchio il discorso, perché chi lo sa? E quindi parliamo del dolore.
Sta aumentando, c'è poco da fare, sta continuando a aumentare. Io in particolare questi ultimi giorni avevo finito dagli antidolorifici, mi ero stupidamente dimenticata di chiederlo al medico, per cui sono rimasta oggi scoperta gli antidolorifici. Oggi è stata una giornata terribile per quanto riguarda il dolore, lo dico così tranquillamente. Allora, che cosa è successo nella settimana scorsa? Con tutto questo dolore abbiamo deciso di fare le analisi del sangue. E tra le varie analisi abbiamo cercato anche di vedere un pochettino le altre cose che potevano indicare un'infiammazione o come si dice, un'infezione. I valori c'erano, i valori ematici che sono i marker delle infezioni o delle infiammazioni, per cui abbiamo deciso con il mio medico di fare un ciclo antibiotici. Non ha fatto niente. Non ha fatto niente. Non ha fatto niente. Che ci devo fare? L'ho finito ieri gli antibiotici e non ha fatto niente. Sto come prima. Sì, per cui non sono più tanto sicura che fosse un'infezione. O se lo era, boh, non lo so, non ci voglio pensare. Questo mi lascia molto molto frustrata. Ho scritto. Mi lascia molto molto frustrata perché non riesco a stare meglio. Tutto sembra andare bene, la guarigione sembra andare bene, il gonfiore piano piano diminuisce. Dal punto di vista puramente della zona operatoria, della neovagina, tutto sembra andare bene. Eccetto che fa male cane, eccetto che non migliora, eccetto che non riesco ancora a muovermi granché, eccetto che non riesco a uscire, eccetto che vorrei poter finalmente ricominciare a uscire, porca miseria. Vorrei poter ricominciare a fare la mia vita, insomma. Ma sono ancora incastrata qua. E a volte è anche difficile spiegarlo. Comunque sia, a parte quello, si è sentito il rumore, no, sono entrate persone. E a parte quello, sono iniziati a saltare un po' di punti, un po' di punticini sono iniziati a saltare, lo noto perché quando saltano ci sta. A parte una volta proprio ho sentito un tac improvviso e mi ha fatto proprio saltare. Ah! Più che dolore, sapevo una cosa un po' che mi ha lasciata spiazzata. E ogni volta che sento qualcosa del genere, anche se non la sento, effettivamente trovo o un pezzettino di punto sugli assorbenti o comunque trovo sangue. Sangue non quando appunto sto dilatando, sangue non quando vado in bagno, ma sangue basso sugli assorbenti, che questo mi dice che sono i punti attorno all'uretra che stanno saltando. Finalmente. Quindi sì. Un attimo, sto facendo il video, grazie. Scusa, mi sto facendo il video, puoi chiudere? Grazie. E quindi sì. Ho avuto questo fine settimana un incontro molto importante per un progetto a cui sto lavorando, un progetto molto importante di cui ancora non posso parlare, ma presto sì. E forse qualcosa che ho detto in questo video vi farà capire anche un pochettino l'idea di quello che sto per fare. Mi piace sto peluche, peluche che ha un osso, cioè un'anima per cui si può effettivamente tenere, molto carino. Eh sì. Ho praticamente finito in verità. Giusto una domanda che mi piacerebbe fare, perché in verità io e la mia ragazza, ci piacerebbe un sacco ricominciare a giocare a Dungeons and Dragons. Non so se lo conoscete, gioco di ruolo cartaceo, dal vivo. No, dal vivo è quello ovviamente live, gioco di ruolo live. Dal vivo nel senso che non è un videogioco, quello è il concetto. Carta e penna e dadi. Ci piacerebbe ricominciare a giocare a Dungeons and Dragons e ci chiediamo se c'era qualcuno effettivamente a cui interesserebbe una cosa del genere. Magari una volta a settimana organizzare una partita di Dungeons and Dragons. Questi giorni sono piena di idee, piena di creatività, ci sono un sacco di cose che mi piacerebbe fare. E sì, mi piacerebbe tanto sfogare questa creatività in qualche modo. Per cui, non sapendo disegnare, non sapendo fare chissà che cosa dal punto di vista manuale, mi piacerebbe creare mondi come faccio spesso quando gioco a giochi di ruolo oppure semplicemente anche quando stavo al liceo, io creavo un sacco di queste cose su carta. Però
Prima di lasciarvi oggi volevo fare un piccolo shout out perché ho iniziato veramente tanto a leggere questo libro, Dolore Minimo, di Giovanna Cristina Vivinetto. Vivinetto si sì, l'ho pronunciato bene, meno male. È un bellissimo libro di poesie di una ragazza trans che è veramente, veramente pregno. È una bella cosa. Sono un paio di volte che mi ha fatto veramente emozionare. Lo consiglio tantissimo. E sì, e questo è tutto anche per oggi. Ci vediamo la settimana prossima, in cui sarò, lo giuro, in orario, sarà settimana 13. Settimana 13. Aspetta, però settimana prossima mi sa che è terzo mese, meno male così salto il 13. Non sono scaramantica, perché come si sa bene porta sfortuna essere scaramantici, per cui no, 13 non è un problema, vero? Va bene, grazie a tutti anche per oggi, per aver sentito queste parole a caso che faccio uscire. E vi ringrazio. Ci vediamo la prossima volta. Scusate ancora davvero per tutto, per la settimana che non ci sono stata. E per la pazienza che ci mettete con me, perché sì, sono pesante in questa settimana. Queste settimane in generale sono abbastanza pesante, me ne rendo conto. Purtroppo una situazione di stress, di stanchezza, di dolore, tutto quanto, e divento molto pesante. E ringrazio tutte le persone che più o meno non sbroccano con me. Grazie. Ciao a tutti allora. Ciao!